ragazzi e benvenuti in questo 19° episodio della Chesslock a Pokémon Diamante. Nello scorso episodio abbiamo provato a sgominare i piani del Team Galassia senza però riuscirci, in quanto sono riusciti a catturare sia Mesprit che Azelf. Rimane solo Uxie, che si trova al Lago Arguzio, dove siamo diretti. Prima di iniziare però ho bisogno di dirvi tre cose esattamente. La prima è che ho dato il soprannome Ariolu, esattamente, in onore del nostro gruppo Telegram, che tra l'altro, se non lo sapete, è un gruppo Telegram, quindi aggiungetemi e io vi metterò nel gruppo se volete. L'ho chiamato Ermollo, quindi saluto tutti quelli del gruppo Telegram. Nel frattempo vi voglio qua sotto tutti con l'hashtag Ermollo. Su Riolu c'è anche da dire un'altra cosa però. Uno di voi, non mi ricordo chi, ma lo ringrazio tanto, mi ha detto che l'uovo, quando si schiude, diciamo, viene contato come cattura sul percorso in cui si schiude, non dove l'hai ottenuto. Infatti io l'ho schiuso sul percorso 206 e qua, come vedete, mi conta percorso 206 come luogo di cattura. Io, ragazzi, ho pensato di tenerla buona come cattura dell'isola Ferrose, dato che comunque lì non abbiamo catturato nessuno. Mi sembrava una cosa abbastanza equa. Inoltre, l'ultima cosa da dire è che sono stato informato sempre da uno di voi che Dialga viene contato come cattura della vetta lancia e non del Monte Corona. Quindi al Monte Corona noi avremo un'altra cattura. Ciò nonostante non la farò adesso perché io ho già in mente un Pokémon da catturare qua. E quindi mi sono munito di repellenti. E mamma mia signori, oggi però ci saranno anche altre catture, sarà una sofferenza. Ve lo dico subito. Ho insegnato forza a Invictus, quindi quel masso lì che c'è a nord non ci procurerà problemi. E niente, proseguiamo. Oggi ho in mente di arrivare fino a Nevepoli, quindi magari farò una parte leggermente più lunga. Anzi, senza leggermente, sarà una parte assurda, però vabbè. Allora, iniziamo a spaccare queste rocce qua, perché se non ricordo male qua da qualche parte c'è uno strumento. Giuro che se trovo un geodude in strocce bestemmio in aramaico. Ok, perfetto, caramella rara, questa ci tornerà utile prima o poi. Comunque non ho ancora letto i vostri commenti riguardo alla pietra stante, quindi per correttezza non me la sono ancora givata. Però insomma conto su di voi signori miei. Allora, polvo stella, perfetto. Tanto questa qua è una zona che ho sempre odiato e mi sono sempre chiesto in questo laghetto qua che cosa ci fosse. Ho sempre sentito delle leggende strane. Se non ricordo c'era tipo una leggenda che diceva che c'era un tizio che ti insegnava... Raga, credo che Dio esista. Era un Pokémon che avevamo già, quindi in teoria possiamo ritentare la cat... Mamma mia, che bestemmia che stavo per tirare. Ok, mi sono cacciato nella merda, non ci vado più qua, sappiatelo. Anzi no, potrei fare una cosa molto semplice invece, mettere davanti uno come Cesare, che comunque in teoria Pokémon più forti di Cesare non dovrebbero essercene qua. Se non ricordo male, almeno. Ok, qua c'è un altro strumento, Elisir Max. Sta zona qua è sempre stata molto misteriosa. Stavo dicendo, c'era una leggenda che parlava di un allenatore o comunque di un NPC che avrebbe insegnato Locomovolta Pikachu in questa zona. Ok, è finito intanto l'effetto del repellente, lo riattiviamo subito. E niente, io ci credevo da piccolo a sta leggenda e quindi dai, prendiamo Pikachu con Locomovolta. Poi ho scoperto che era una leggenda e ci sono rimasto molto male. Però fa niente, non siamo qui per parlare dei miei cazzi e delle mie brutte esperienze da bambino. Ok, qua ci sono un sacco di massi di rocce da spaccare, spostare per ottenere strumenti. Io spero ovviamente che siano utili questi strumenti. Invece sabbia soffice, ovvio. Sì, credo che non ci siano altre zone in cui andare, quindi penso che si possa, oddio il congiuntivo, che poi Frost mi uccide. Penso che si possa andare. Allora, spostiamo anche questo, prendiamo un revitalizzante, l'utilità. In una chestlock o in una Nuzlocke in generale, veramente, se non è un revitalizzante non sei nessuno. Quanti cazzo sono? Io non li ho mai presi quando giocavo questi strumenti, ve lo dico, cioè andavo diretto, però boh. Adesso sono qua, ho detto vabbè, siamo qui, facciamo vedere che ci sono questi. Anche perché in una Nuzlocke, ad esempio, avere una ricarica totale può tornare utile. Comunque credo che questa zona sia... Ok, qua c'è uno strumento da... era proprio qua, un'altra caramella rara addirittura, era, guardate, la sgamabilità. Ok, Monte Corona, eccoci qua. E questa qua è la mia zona preferita di Sinnoh. Questa, quella dopo è quella che odio di più. E chi ha giocato a questo gioco sa il motivo. Detto ciò, ora se non sbaglio siamo su un nuovo percorso, che vuol dire nuova cattura. E c'è un Pokémon in particolare che io voglio catturare su questo percorso. Non dovrebbe essere neanche eccessivamente raro, quindi ci conto abbastanza. Mi sono ovviamente munito di Pokéball. E allora sì, questo qua è il percorso 216, mai visto il percorso 216, quindi nuova cattura incoming. Però prima dovrebbe finire l'effetto repellente. Ecco perché odio la prossima zona. Avete visto quanto andiamo lenti con sta neve? Ecco, questa qua è la lentezza, se non sbaglio, media. E dopo c'è quella in cui praticamente non si vede neanche l'NPC.
ed è una sofferenza dell'anima, signori miei. Allora, detto ciò, aspettate, io qua come ci sono salito? Così, vero? Sì, ok. Detto ciò, dato che il repellente non se ne vuole. Grazie, repellente. Ok, facciamo la nostra cattura. Dimmi che lui, dimmi che lui, dimmi che lui, dimmi che lui, dimmi che lui. No, ma figa, ma perché? Cosa ho fatto di male? Ma no, volevo snover io. Oh, what a fucking sbatti. Vabbè, raga, dato che stanno finendo i percorsi, io lo catturo, Machoke. Però andrà nel deposito sicuro, ve lo dico. Cioè, non è che non lo voglio. Squadra Cristo! Ma vaffanculo, Gesù, va! Balza anche questa cattura, ottimo così. Grazie grandine, grazie vita. Niente, signori miei, non sono proprio il catturatore di Pokémon esperto, sappiatelo. Ho sempre fatto cagare a catturare i Pokémon, sempre stato una frana. Preferisco molto di più allenarli. Però, ok, per pozione, mi stavo già preoccupando. Tra l'altro Cesare è al 41, così a caso. Allora, mettiamo davanti, boh, direi Scrat. Io per ora Ermollo non me lo rischio. Il mitico Ermollo. Perché già mi chiedo perché l'ho chiamato così, mamma mia, nome di merda. Allora, ora, se non sbaglio, c'erano tipo due zone su cui andare. Sono equipaggiato molto bene, ma perderai miseramente la Panni, merda, questo mi fa paura. Aspetta, no, 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 con la Panni mando Wayne. Stor di pugno, aia, no, ma pure confuso, non è vero, sei veramente l'emblema. Ma vai a cagare. Allora, figurati se è una baccacchi, no, neanche nel... quando è che l'ho presa? Sì, subito. Olè, specchio velo nel culo, specchio velo, madonna che mossa infame, specchio velo. Sai cosa ti dico? Stor di raggio. De, ecco qua. Così almeno stai a cuccia. Adesso, iperpozione su Wayne... Sono già troppo forti sti allenatori. Non mi piace la cosa calcio salto. Meno male come su. Ecco, ad esempio, calcio salto su Scrat. Non c'era più Scrat, ve lo dico. Finché lo fai su Wayne, zia, vai tra che perdi. Ole, giù. Battuto. Per fortuna avevo un unico Pokémon. Mi stava già preoccupando, sta qua. Ora, se non ricordo male, c'era anche una zona. Però forse. Esatto, serviva a scalare. Ah, mi è partita la ruttata. Serviva a scalare roccia, stavo dicendo. Che dovrebbe arrivarci tra poco, tra l'altro. Sono un fantallenatore, vedo che anche tu lo sei. No, no, non sono un fantallenatore. Non lo sono. Ciao, Ambibom! Ciao. Ciao. Ambibom 79, doppio smash. No, 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 Scrat, torna, mi raccomando. Stai tranqui, chi posso mandare? Non lo so, direi Cesare. Tanto doppio smash lo regge. Oddio, stiamo già rischiando troppo per i miei gusti. Comunque niente, saluto Ambi, se mi sta ascoltando, con mio vecchio amico di YouTube. Psicoraggio, oh you! Ok, ho detto una parola strana tipo oh you, che non so cosa voglia dire, probabilmente avrò tirato fuori le mie origini afroamericane. Ma detto ciò, Scrat, dai, però comportati un po' meglio e vedi di fare... Di spaccare più culi, perché altrimenti... L'ho attivato il repellente, credo di sì. E tra l'altro, adesso fatemi controllare, perché non sono sicuro. Dovrebbero esserci più percorsi in questa zona. O meglio, vediamo se avevo ragione. 216, 217, Riva Arguzia. Sì, quindi abbiamo ancora a disposizione due catture, quindi due luoghi per trovare quel Pokémon che tanto mi piace. Ok, te non ti avevo ancora sfidato, dai, forza. Essere pronti per ogni evenienza, essere pronti per ogni sfida. E questo è l'atteggiamento che deve avere un allenatore. Ok. Tranquilla però. Golduck, scarica e giù. Bravo, Scrat, vedete che ha colto alla lettera comunque. Gli ho detto, Scrat, devi spaccare più culi, ha shottato un Pokémon. Paralizzato, perfetto. No, colpo coda, sto cazzo proprio. Scarica di nuovo e vai giù, riduttore! Madonna, mi prende sempre un infarto quando mi attaccano. Allora, su Doveduck io c'ho Falcoleone con Zuffa, non dovrebbe essere un problema. Tra l'altro gli diminuisco anche l'attacco, quindi nel ca... Ah, non hai neanche vigore. Ero convinto proprio 100% che avesse vigore. Ok, niente, meglio così, veramente. Iperpozione su Scrat. Ok, e proseguiamo. Come vedete, sto percorso qua è veramente infame, però è davvero fatto bene, cioè... Sembra un percorso di una Chrome, di solito non li fanno così belli. Con questa valle che viene giù nella neve, poi vabbè... Fa girare il cazzo, però è bello, va detto. Scarica su Sneasel. Mamma mia, Scrat, sei pure più veloce di Sneasel. Ti meriti, non so, un premio, un qualcosa.
Raga, monumento a Scrat, per piacere. Ah, tra l'altro mi stavo dimenticando che mi è arrivata una fan art, quindi la metterò adesso. Questa fan art fatta da Letizia, che è davvero fatta bene, ci mostra tutto il nostro team, manca Ermollo perché me l'ha inviato un po' di tempo fa, io sapete che li registro prima i video. E niente, grazie mille, vi ricordo se volete mandare le fan art sulla pagina Facebook, io le accetto tutte praticamente. E quindi niente, grazie mille Letizia, la prima fan art. Anzi no, la seconda perché dovrei farne vedere anche una di... Datemi una mano. Di Legend of the Arena, sempre fatta da te, tra l'altro. Quindi ti ringrazio due volte. E niente, fatta questa piccola pausa, direi di entrare in questa casa perché se non ricordo male ci si può curare, vero? Perché non schiacci un pisolino? Sì, grazie Panzone. Grazie Panzone, tu sì che sei utile. Oh, mamma mia, che bello dormire. Dormire fino alle 11 di mattina. Sto impazzendo. Questo qua è ancora il percorso di prima, direi di sì. E tu sei un allenatore. Dai, sfidami velocemente, raga, le velocizzo ste battaglie perché altrimenti non ci arriviamo più a Neveboli. Tanto alla fine sono sempre sti Mr. Mime di merda che sconfiggiamo come se nulla fosse. Poi c'è uno Sni no, Sneasel che fa le mosse di tipo sì, di tipo stavo dicendo, di tipo ghiaccio. Eccolo il vento gelato, tipo Glaceon. Nostro caro amico di Legend of the Arena. Fuoco bomba e Sneasel va giù. Ottimo così. Wayne livello 39 vuole imparare veleno denti. Quanta potenza. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Quanta potenza ha veleno denti? 50. Ci sta. Al posto di morso. Io direi di sì, raga. Comunque c'è la stab, quindi fa 75 rispetto a morso. Quindi 15 in più rispetto a morso. E quindi è ottima. Ok, Machoke, io per Machoke manderò sempre Wayne perché è il counter perfetto per i Pokémon di tipo lotta. Fulmine Sguardo, adesso direi anche di testare il nostro veleno denti. Eccolo qua. Comunque, per chi se lo fosse chiesto, non ho tolto altre mosse, intanto qua non possiamo. Eccolo, lui, l'infame voglio catturare. L'infame. E niente, stavo dicendo, ho tolto proprio morso a Wayne perché vi ricordo che è un... Oh mannaggia, una torre. Una torre. E quindi avevo bisogno di... insomma, avete capito, no? Ecco, ad esempio, se avessi trovato lui, avrei tirato tante di quelle bestemmie che Madonna sarebbe dovuto scendere giù San Pietro per calmarmi. Eccolo! Questa qua è la zona che odio. E tra l'altro col filtro HD sembra che qualcuno mi stia soffiando addosso qualcos'altro di bianco, ma dettagli. Mettiamo davanti Falcoleone. E iniziamo a sfidare gli allenatori. Eccoci qua. Questo freddo non è niente a confronto con il fuoco che mi brucia dentro. Su questo tizio qua. Cioè, non su questo dialogo qua. Però mi ricordavo che c'era un dialogo simile. Ci feci una creepypasta tempo fa. Su Froslass. Ma a parte questo. No, dai. Non mi piace sta cosa. Allora. Questo qua. Dobbiamo trovare un Pokémon che regga le mosse di tipo elettro che non sia Scrat. Fulmine, perché vedete comunque Fulmine non gli fa poco e poi Scrat non può fargli assolutamente niente. Farei un dolce bacio su questo Raichu, così si attacca un po' da solo e per noi è un'ottima cosa. Tai non è più confuso, ma vaffan... Dai, un altro paralizzato! Ma non è vero. Merda! Allora, ricarica totale. Ne avevo una, sì. Madonna, attacco rapido. Ok, finché fai attacco rapido... Non c'è problema, scarica, fulmine, se mi paralizzi ti inculo. Ok, perfetto, ci siamo capiti, scarica e giù, ok. Mi sono preoccupato, adesso avrà Hippopotas, ok, Hippopotas non dovrebbe essere un problema. Potrei mandarti anche Ermollo per provarci un attimo. Ah, però aspetta, è a livello 38, no, ok, ho fatto una boiata, pensavo fosse più scarso. Allora mando Cesare. Sgranocchio, vabbè, non mi avrebbe fatto niente anche su Ermollo, però ormai abbiamo messo Cesare. Cesare, ho letto Pelipper. Sì, ho letto Pelipper. Ok, avrei dovuto switchare. Beccata non ti fa assolutamente nulla. Allora io ti metto dentro, mi sa, il buon Scrat e ti faccio una scarica che... Oh, cazzo. Allora, scarica ti butta giù, vero? Sì. Ok, perfetto. Stavo già prendendo male. Ottimo così, battuto anche questo qua. Datemi un'iperpozione, mamma mia, quanto è stressante sto percorso. Adesso ve ne accorgerete. Ogni volta che lo dovevo affrontare, tra l'altro, quando lo affrontavo su console, non c'era neanche il velocizzatore. Quindi potete immaginarvi un piccolo creepy che si caga il cazzo, si fa girare il cazzo in senso antiorario, cheat, mentre fa quel percorso. Ok, adesso vi accorgerete della situazione.
Dov'è che è quando si sprofonda ed è merda proprio? Ecco. Ok. Non mi ricordo il punto. Comunque iniziamo a sfidare gli allenatori. Ti mostro le tecniche che ho imparato alla scuola di sci. Oddio, paura, no! Mamma mia, se sono ritardati certi allenatori di Sinnoh. Geloscheggia no, eh! Oddio, mi fai prendere male. Snover, vabbè, finché fai geloscheggia va bene. Ok, manco quello fai, perfetto, non c'è problema. Allora, Snover di nuovo. Tra l'altro, ragazzi, palestra di tipo ghiaccio, quella di Nevepoli, ovviamente, non ve lo so neanche a dire. Quindi Invictus praticamente farà i big livelli. E poi c'è Goldak, che vabbè. No, ho fatto Zuffo, ho sbagliato, che idiota! Che idiota! Che no! Falco, leone. Oddio. Avevo paura di fare attacco rapido perché non ero sicuro al 100% che fosse il suo ultimo Pokémon. Madonna, raga, che infarto. Che infarto. No. Ecco qua il momento più. Ed è velocizzato, eh. Adesso vi faccio vedere senza velocizzatore com'è la situazione. Già. Ora immaginatevi fare tutto un percorso così, su console. Che sei piccolo e non hai pazienza. Eh? Non è molto bello, vero? Comunque, nel frattempo, mentre ci godiamo questa bellissima passeggiata, vi ricordo ancora una volta di lasciare un like, soprattutto per la vita di Falcoleone che è rimasta, non se n'è andata. Madonna, l'infarto con la grandine. Con la grandine gioca sempre brutti scherzi. Comunque, adesso Falcoleone si è ripigliato ed è pronto a devastare culi. Perfetto. Vedete che mi prende sempre alla lettera questo Pokémon. Comunque, ci sarà sicuramente qualche strumento nascosto qua, ma come vedete, non è il caso. Qua invece era palese, c'era un bambino nascosto. Tra l'altro su console io mi ricordo lo schermo molto più scuro, si vedeva molto peggio. Forse perché non c'avevo i filtri su console, cioè nessuno ha i filtri su console in realtà. Però qua, come sapete, utilizzo il filtro con la maggiore qualità per portarvi sempre video che, ok, basta, la smetto perché adesso fare il lecchino va bene, e altre cose no. Però insomma, lì non c'erano i filtri e quindi vedevo molto peggio. Comunque, attacco d'ala anche su questo Krogan, che ad esempio questo bambino qua non lo vedevo mai e periodicamente sbucava fuori una entità oscura che io non sapevo che cazzo sei tu e mi sfidava. Ok. Falcoleone, puoi riposarti un pochino, ma andiamo davanti Scrat, o Scrat, che si voglia. Comunque, adesso qua a nord dovrebbe esserci qualcosa di interessante, se non ricordo male. Comunque, vedete, questo percorso è immenso, letteralmente. Ok. MT-07 che contiene grandine, non la userò mai nella vita. Invece questa qua è utile. MN-08 scala roccia. Adesso entrando qua dentro, da questo tizio qua, se non sbaglio, questa qua è l'unica casa. Mentre stavo fuggendo da una bufera di neve mi è caduta un MN. Se avessi ancora la mossa scala roccia potrei salire sulle pareti rocciose. Ehi, cosa sarebbe? Hai trovato la macchina nascosta? L'avevo gettata per persa e tu l'hai trovata. E tu ora puoi tenerla, farne buon uso. Mi piace la tua onestà, ci darà la lastra gelo, che contiene la scritta: la creatura originaria diede vita a due creature, una del tempo e una dello spazio. Creepy mette la lastra gelo nella tasca strumenti. Le avevo già spiegata la cosa delle lastre, quindi non so rispiegarla, comunque servono per Arceus. Ok, credo di aver fatto tutti gli allenatori presenti in questa zona. E manca solo forse la zona in alto a destra. Che vorrei farvi vedere. Esatto, mancava lui, perfetto, mi ricordavo bene. Noi scettori abbiamo la forza di madre natura nelle suole degli scarponi. Minchia, la modestia. Proprio voi, io sono Dio. Noi scettori siamo divinità. Beh, scusami, dai. Modestia a parte. Ok, Sneasel. Andrei giù anche tu, verosimilmente. Picchiaduro. Perché uno Sneasel avrebbe picchiaduro? A mistero. Vento gelato su Scrat. Farà male? No, assolutamente. Ok. Ok, perfetto. Tu anche te sei un'allenatrice? No, sto usando ricerca strumenti del mio Pokécron. Sto cercando delle cose seppellite sotto la neve. Io non ho sbatti, ma comunque volevo dirvi che questo, signori miei, è il masso per evolvere Eevee in Glaceon. Detto ciò, abbiamo finalmente trovato dell'erba. E adesso, se questo qua è il nuovo percorso, ma penso proprio di sì, sinceramente, esattamente, possiamo cimentarci in una nuova cattura.
Ah, perché mi fate soffrire, Siddhartha? Ovviamente non posso catturarlo, raga, perché non l'ho ancora evoluto. Cioè, cosa stavo dicendo? Non l'ho. Non posso catturare neanche lui perché fa parte della stessa catena evolutiva. Quindi, fuga tattica. Fatemi trovare un altro po'. Mi devono far soffrire. No, mi devono far soffrire, no! No, 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 non è vero. Sì! Ok, lui è bellissimo. Lui è bellissimo, raga. Lui lo prendo. Lo prendo, lo farò diventare pedina sicuro. Perché anche se non si evolve, è bello forte lui. E boh, probabilmente non me lo metterò in squadra. Lo terrò come riserva. Però, raga, vi assicuro che è bello tosto. Ora, scarica non dovrebbe shottarti, giura. Ok, perfetto. Sì, che l'ho paralizzato. Così va bene. Sfuriate su Scrat. Per fortuna neanche la grandine gli fa male a sto coso. Gli tiro una Ultra Ball per prenderlo. Vai così. E boh, lo chiamo Raptor perché mi ha sempre ispirato un Velociraptor, quindi mi piace, aiuto, l'idea di chiamarlo Raptor. Raptor. Ole, finalmente abbiamo nel box un Pokémon che non sia morto. No, no, nel box morti, Raptor. Dove vai? Povero. Vabbè, dopo lo tiro fuori, raga. No, però. È subito predestinato. Ok, mi ero dimenticato effettivamente di impostare il box. Ma vabbè. Dovrebbero essere finiti gli allenatori in questa zona. No, perfetto, ce n'è un altro. Allora, Invictus è paralizzato. Io purtroppo non ho strumenti o simili per paralizzarlo. Scelgo compagnia dei Pokémon da quando avevo appena 5 anni. In mezzo a un percorso desolato in una tempesta di neve. Mi sembra più che corretto per una bambina di 5 anni. Comunque, scarica sul tuo Meryl, che muore subito e che non so con quali sci possa sciare. Stesso discorso vale per Clefairy. No, no, raga, Metronomo è una mossa che mi mette ansia. Fortuncanto cos'è? Non mi ricordo. Metronomo mi mette ansia. Gravità, vabbè, finché fai gravità, 9,8. Tac. Ok, 9,8 cos'era? Newton, sì, mi pare di sì. Costante gravitazionale. Ok, qua c'è un altro karateka. Questo qua se non ricordo a Siddhartha. Però non vorrei sbagliarmi. Eh no, ok, perfetto, a Krogank. Allora, attacco d'ala. Perfetto, e va giù. Onix, ok, perché ho tenuto Wayne? Sono un drogato di merda. Allora, mandiamo Cesare che con Surf sarà. Dragospiro? Serio, Onix può imparare Dragospiro? Ok, N non è proprio un drago, però fa niente. Facciamo finta che possa. Che sia un drago. Allora, Machoke e quindi Wayne. Sveglio pa, no, mi raccomando. Ok, a grandine ti manda giù, perfetto. Oddio mio, raga. Adesso dovrebbe finire sta maledetta tempesta di neve. Qua dovremmo essere arrivati al lago Arguzia, praticamente, sì. Ok, adesso si può ancora vivere. Perfetto, datemi. Ma sì, direi di tenere Wayne davanti. Non faccio combattere Riolu perché è veramente scarso per ora. Magari me lo allenerò sempre fuori parte, raga. Perché veramente, cioè, Roselia a livello 37, Riolu rischia di morire. Non so se mi spiego. E comunque, nella prossima parte ci sarà la battaglia contro il capo palestra. Quindi lì spero veramente che riesca a buttare giù un Pokémon, così potremo evolverlo. Comunque, ditemi per piacere se. Posso evolverlo in qualsiasi pezzo della scacchiera, anche se ne ho già due, tipo. Perché a quanto ho capito è così. Oddio, questo qua non è già arrivo a Arguzia, vero? Mi pare di no. Nel caso, raga, rifaccio la cattura. Ma mi pare proprio che fosse ancora percorso. Sì, infatti, era ancora percorso 217. Ok, quella lì a nord dovrebbe essere arrivo a Arguzia, regola. Ok, qua troviamo ancora Siddhartha. Mannaggia a te, Pokémon Diamante, che mi fai. Oh, arriva Arguzia, perfetto. E quindi nuova cattura. Andiamo un po'. Intanto lì vedete le reclute del Team Galassia. Intanto qua c'è uno strumento antisgamo da qualche parte. Dai, va bene. No. Ok. Daje. Daje. Non ancora tu, maledizione. Che mi vengono i gropponi a pensare che un Bibarel. T'ha shottato. Dai, dai. Ma che due palle, raga! Raga, io non li conto. Non so se. Non so come avete giocato voi le Nuzlocke, però bastarda te e la tua famiglia che vieni fuori tu. Ti odio. Dicevo, non so come le contate voi queste cose qua, ma io conto catena evolutiva. Quindi per me non vale come cattura. Quindi fatevene una ragione, Wayne! No!
No! No! Mannaggia! Ultra Ball. Oh, preso. Perfetto. Anche lui in onore della Soul Link lo chiameremo Sina. Era scontato, però Luke aveva un Machamp che si chiamava Sina e io avrò un Machoc che si chiama Sina. Dio, ok. Ok, forse è meglio togliere il velocizzatore in certi momenti. No, ce l'ho chiamato, ma porca puttana. Vabbè raga, gli vado a chiamare il soprannome. Ma cosa sto dicendo? Gli andrò a cambiare il soprannome. Mamma mia, registrare 26 minuti di parte non mi fa bene. C'è è stato trasferito al box dei morti, tra l'altro. Ok. Ok, ok, ok. Sneasel, perfetto. Volevo vedere se... Allora, innanzitutto vorrei attivare il repellente, perché altrimenti qua non ne usciamo più. E soprattutto, cosa più importante, dov'è il repellente? Volevo vedere se ci fossero altri strumenti, perché sapete com'è? È possibile? No, ok, mi sa che siamo arrivati diretti a Neve... Infatti, quella lì è Nevepoli. Questa è Nevepoli. Però, ascoltatevi il team, che è molto bello. Con tra l'altro l'effetto sonoro dei passi di sottofondo. Molto molto carino. Tra l'altro c'è una leggenda, cioè non è una leggenda, è un easter egg. Se non sbaglio l'8 gennaio, o comunque un numero così, a Nevepoli dovrebbe esserci una pioggia di diamanti che ricorderebbero il compleanno di uno o di Masuda o di Iwata, non mi ricordo. E in questa pioggia di diamanti c'è più probabilità di trovare uno shiny. Già, almeno così ho sentito. La prima è sicuramente vera. La seconda non so se è una leggenda o altro. Comunque vi faccio vedere velocemente questa zona. Comunque adesso, se non ricordo male, qua c'era volendo una cattura da fare. Però... Esatto, potevamo avere un Medicham per scambiarlo con un Hunter per avere un Gengar. Ovviamente però non lo facciamo perché non abbiamo un Medicham. Questo qua è il Tempio di Nevepoli. Accessibile solo dopo aver catturato forse i 3 regi. Vorrei dire una cazzata. Mentre invece queste qua sono case a caso. Ah, ho fatto l'assonanza. Già. Comunque io spero che questa 19ª parte della Chesslock vi sia piaciuta. Io spero che sia così. E quindi vi invito a lasciare un like, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Rispondete come al solito alla domanda del giorno che trovate nella sidebar in descrizione. Invece troverete tutti i social da cui passare. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video!